Ratchet è l'uomo che abbiamo visto sull'Infobot, ricordi? Conosce il capitano Quark? Ehi, sei il ragazzo dei robot, giusto? No, per l'esattezza io costruisco i robot. Non sono il ragazzo che se la fa con i robot, comprendi? Che sfigato. A me è simpatico. Beh, ora che abbiamo chiarito tutto, che posso fare per voi? C'era la tua pubblicità sull'Infobot. Eri con il capitano Quark. Lo stiamo cercando e pensiamo che potresti aiutarci. Già, sembrerebbe logico, ma non vedo il capitano Quark dal giorno in cui abbiamo filmato quella pubblicità. Di un po', utilizzi il Sisterboard Standard XP18? Versione 7.66. Molto interessante. Potrei anche pensare di aiutarvi. Ti va un bel potenziamento modello Helipack? Potenziamento? Esatto, dato che un 766 dovrei riuscire a farlo volare in pochi secondi. Ovviamente dovrete darmi un compenso per questo servizio. Vedrai, non sentirai niente. Ehi, no, aspetta. Sono un figo o no? Sì, sei un vero figo, Clank. È stato un piacere. Buongiorno, presidente esecutivo Drac. Lasci stare i convenevoli, tenente. So che siete in ritardo sul programma. Dobbiamo utilizzare questo pianeta per creare il nostro nuovo mondo. Sì, signore. Come può vedere, tutto procede secondo i piani. Bene, conto su di lei, tenente. Perché come le direbbe il suo precedente comandante, no. A me non piacciono affatto le delusioni. Sì, signore. Non fallirò, vedrà. Drac sta distruggendo un altro pianeta. Sì, ma se queste sono tutte le forze che ha, beh, non penso che ci sia molto di cui preoccuparsi. Non dovresti sottovalutare il presidente Drac, è molto pericoloso. Dobbiamo trovare il capitano Quark. Guarda, quel tenente non sembra così forte. Perché non ci occupiamo di lui? Già, forse possiamo convincere il tenente a dirci dove si trova Drac. Sì, è così che si parla. Benvenuto al percorso fitness del capitano Quark. Se sarai così forte, veloce e furbo da riuscire a vincere la mia sfida fitness, riceverai un premio dal mio capo allenatore. Per completare il percorso basta raggiungere la terza isola. Buona fortuna! La Quark Enterprise declina ogni responsabilità per eventuali distorsioni, fratture, rotture di tendini, ferite all'ego o morti accidentali. Mi scusi, capitano, ma avremo dei problemi molto gravi. Ci serve il suo aiuto subito. Clank! Sì? Per caso, noti qualcosa di particolare nel capitano Quark? Beh, ho notato che ha una molla al posto delle gambe e la cosa mi sembra un po' strana. E perché pensi sia così? Forse perché si è ferito mentre combatteva in mare. Questo non è il vero capitano Quark, fessacchiotto. Lui è solo un robot. Oh. Sentite, palle di lardo! Questa è sarà stata più patetica prestazione che io abbia mai visto su quel circuito! Ma come sarebbe? Siamo arrivati fino in fondo. Oh, yeah! Ma siete stati molli, molli, molli! Cosa io facevo gara e mi mangiavo circuiti così come bocca in giro di colazione! E ne ha fatte di colazione? Se dipendesse da me, vi dovreste allenare, allenare, allenare per tutto il resto di giorno! Ma voi siete riusciti a far colpa su quel pazzo, il capitano Quark! Il capitano Quark ci conosce? Ma certamente che sì! E la cosa più grave è che lui fu l'FT a premio per quella ridicola prestazione! Figo! E cos'è? Io dovrei dare a voi uno swingshot con cui svolazzare di qua, di là, come piccoli insetti! Ah, va bene, allora ce la dia! Non così in fretta! Voi avete disonorato mio percorso ostacoli e per causa di questo dovrete pagare! Ma il capitano voleva darci il premio! Mm-hmm. Non è giusto, però! Che vuoi farci? Questa è la fitta! Wow, grande! Scommetto che il capitano Quark utilizza sempre gadget come questo! Veri uomini se la cavano senza questi stupidi giocattoli! Voi due mi fate venire nausea!